Sì, ma chi è lei? Beh, sono un calciatore. Spero Brao è abbastanza fortunato. Fino a che non è arrivato il calcio, la mia vita era stato tutto un disastro. Non avevo avuto soddisfazioni. Poi è arrivato il calcio mi ha dato un po' quello che non avevo avuto prima. Degli amici, delle soddisfazioni, un lavoro. All'epoca di questa intervista, Gigi Riva aveva 25 anni. A lui è intitolata una società sportiva in Africa, a Parakou, lo stato del Benin, dove i ragazzini possono allenarsi al gioco più bello del mondo, al calcio. A farlo nascere è stato un medico che lavora al pronto soccorso dell'ospedale di San Giovanni Rotondo, dedicato a Padre Pio, il dottor Agostino Trombetta, che quando è in ferie va in Africa. Lo incontro in un bar durante una piccola pausa dei suoi mille impegni. Dottore, com'è nata l'idea di una società sportiva, anzi della società sportiva Gigi Riva di Parakou? Io sono un grande tifoso del Cagliari grazie proprio a Gigi Riva e ho incontrato in un piccolo albergo tenuto da suore in Benin a Cotonou questo ragazzo che aveva studiato in Italia, che aveva opportunità di restare in Italia ma poi ha deciso di tornare a casa perché crede nella possibilità appunto di una crescita dell'Africa grazie alle sue forze. Chaddad Duda Naro, lei parla un bellissimo italiano, come mai? Allora, la mia storia inizia dal Benin, in quanto grande appassionato di calcio, all'età di 11 anni mi feci male giocando a calcio. Visto la gravità della mia situazione, rischiavo l'amputazione, mi ha portato in Italia, a Padova, e devo dire che sono stato veramente fortunato. Se non fossi stato per la premura e l'attenzione, sicuramente non sarei riuscito a diventare quello che sono oggi. Ho voluto condividere questa passione che ho con il calcio con i ragazzi della mia città, perché in loro mi rivedo 10 anni fa. Senta, signor Dudanaro, prova a raccontarci questo pezzetto d'Africa. Parakou è la seconda città più importante del Benin, è una zona un po' rurale, di fatto molto agricola. Diciamo che la maggior parte dei ragazzi comunque hanno accesso alla scolarità. Abbiamo questa accademia di calcio in cui raduniamo spesso i ragazzi. Li togliamo un po' anche dalla malavita, perché purtroppo, come sa meglio di me, quando i ragazzi non hanno dei stimoli si possono lasciare facilmente trascinare nella malavita. Ecco, quando parlo di malavita sono piccole delinquenze. Non siamo ancora ai livelli come alla Nigeria, però diciamo che anche qui si incontrano queste problematiche. Dottor Agostino Trombetta, non pensa che i ragazzi in Africa abbiano bisogno di cultura, di professionalità, invece che di calcio? In realtà io vado in Benin per portare la mia opera di medico e anche operare in un certo senso nel sociale in alcuni villaggi del nord del Benin, che è la zona della savana, della Bruce, la zona più povera del Benin, che già è uno degli stati più poveri del mondo. Per quanto riguarda lo studio, noi teniamo prima di tutto che i ragazzi della nostra società studino, vadano bene a scuola, si impegnino nel lavoro e poi che possano giocare a calcio. Non ha paura che i ragazzi là in Africa si possano illudere? Oggi come oggi tutti vorrebbero diventare un giocatore di pallone spietato e ricchissimo. In realtà noi con i ragazzi siamo stati chiari, quella società serve per farli divertire, per insegnargli in qualche modo il gioco del calcio e soprattutto per una cosa che io dico sempre: i ragazzi in tutto il mondo hanno il sacrosanto diritto di sognare e il modo migliore per sognare per un ragazzo è correre dietro un pallone. Prese un pallone che sembrava stregato, accanto al piede rimaneva incollato. Entrò nell'area, tirò senza guardare ed il portiere lo fece passare. Signor Chaddad Dudanaro, perché pensa che un posto dove giocare a calcio, dove fare gol, sognare di diventare un grande calciatore sia necessario ad un ragazzo? Perché contribuisce a farlo crescere nelle sue potenzialità e non arrendersi anche alle difficoltà della vita quotidiana, perché anche questo che lo sport ci insegna a vincere, ci insegna anche a perdere. Che
Il calcio per me è passione, perché io al calcio giocherei anche se non so, anche se dovessi pagare, avendo un lavoro, dovessi pagare, dovrei giocare al calcio, giocherei lo stesso. Gigi Riva compirà 78 anni il prossimo 7 novembre. Libri, film lo festeggeranno. Lei, dottor Trombetta, ha conosciuto il grande calciatore di persona. Ricorda una cosa che le ha detto Rombo di Tuono, così l'aveva chiamato Gianni Brera. Una cosa che le ha detto e che le è rimasta nel cuore? Quando gli ho parlato della società che abbiamo fondato in Africa, mi ha detto: anch'io da ragazzo, prima di essere Rombo di Tuono, ho giocato a piedi scalzi. In questo momento ci sono gli allenamenti? I nostri ragazzi si allenano 3 volte alla settimana su un terreno di gioco sterrato che speriamo in futuro di poter migliorare, e le partite le giochiamo ogni tanto allo stadio comunale di Paracù, con la stessa grinta e la stessa voglia di vincere. Prova a descriverci gli occhi dei suoi ragazzi del circolo sportivo di Paracù intitolato a Gigi Riva, signor Chaddad Dudanaro, imprenditore in Benin. Sono occhi di ragazzi sognatori, occhi di ragazzi animati con la voglia di portare fino in fondo i colori della nostra squadra di calcio nel campionato elevato di Serie A beninese. La squadra si chiama Sporting Club Gigi Riva Paracù.